Felicità, la mia canzone d'amor sei tu, ma tu, felicità, sei solo un sogno e nulla più. Non so cosa farei per te. Se tu sapessi amare come me, per te, felicità, la mia canzone d'amore per sempre vivrà. In visita. Ovunque io mi soffermi, sono in visita, sempre, per breve tempo, e apprezzo i lumi del convito, i doni, e qualche volta, per la notte, un giaciglio condiviso. Ma la parola che fiorisce meglio sulle mie labbra è quella del commiato. Sono l'ospite il cui primo saluto nascondeva un addio dietro il sorriso. Ciao Silvio. Ciao Sasha. Tutto a posto? Tutto bene, bene. Tutto bello nero. Con la camicia bianca stavolta però. Black and white. Esatto. Senti, come va il romanzo? Benissimo, l'ho finito, l'ho riguardato ma molto in fretta. Ci ho messo 3 mesi e mezzo in tutto a scriverlo, quindi perfetto, nei tempi. Benissimo, allora ci possiamo organizzare per questa intervista. Certo, adesso decidiamo bene i tempi. Perfetto, andiamo. Ok? Andiamo. Andiamo. Ah, eccoli dove erano. Ciao, tutto ciao. A posto? Tutto bene? Io direi di cominciare ciao, con una foto. Ti metti bene? Sì, dai, dai. Facciamo una foto? Sì. Facciamo una foto? Sì. Ecco, ciao. Ciao, grande professore. Prima che mi dimentichi, Dario, il libro di oggi. Ah, la cercavo, sì, grazie. E devi leggere soprattutto a 127, è bella. Bella. E poi regolarti per i prossimi versi tuoi. Ciao, ma io sì. E cos'è la cravatta? I am nobody, who are you? I'm nobody, nobody. Who are you? Denizio, però vado, è il versi della Dicchia, so che l'ha fatto la mia luna. Sì, lo vedo, che omaggio, che è carina, è meravigliosa. La canzone, quando la facciamo? Dopo sì, decidiamo tutto, fa, sì. Perché una l'ha già musicata un ragazzo, okay, che sta cercando chi gliela produca. E com'era? Come era chansonette. Questa è la strada che non camminiamo, questa è la casa che non abitiamo, questi i giardini dove non giochiamo, questo il caffè dove noi non entriamo perché noi non ci amiamo. Questa è la mia giornata che trascino, e tutta una girandola di luci, di colori, di voci. Questo è il tram che mi porta piano a casa, la testa rovesciata contro il sole, sopra il muro schienale. Questa l'ho scritta a 20 anni, sai, quando si è sempre infelici. Però l'aveva musicata un ragazzo molto bravo. Irene! Ciao! Come sta Ophelia? Ma guarda, Ophelia starà con questo ragazzo triste di 20 anni. Ma che meraviglia! Che lei pure... Ragazzo triste come me. Che piangi sempre come me. Andiamo a un gelato, dai. Dai, va bene, andiamo al gelato. Manca qualcuno? Superiamo la crisi. No, è davanti in orario oggi. Capita, no, questa è la porta tanto magica. La porta magica, è vero. È andiamo, va. Andiamo. Silvio. Ciao Sasha, sei ciao. Già qui? Io mi ero perso, tanto per cambiare. Eccoci qua. Allora, dobbiamo fare questa intervista, giusto, sì, Sasha? Sì. Ma per chi la facciamo? Allora, è un blog
molto seguito in realtà da, non da esperti del campo, però da lettori. Per cui secondo me potrebbe essere interessante per... Da lettori appassionati di poesia. Lettori appassionati di poesia e narrativa anche. E narrativa, quindi parliamo non soltanto delle opere di poesia, ma anche i romanzi. Eh sì, considerando che c'è anche l'ultimo. E poi magari qualcosa sulla formazione, chiamiamola così. E il pezzo deve essere, diciamo, abbastanza contenuto, però possiamo parlare di parecchie cose. E poi magari io accompagno con una recensione del nuovo libro. Gli angeli della casa. Gli angeli della casa. Ecco, tra l'altro tu alla postazione dello Specchiotetto avevi già parlato di come nella mia produzione poesia e prosa vanno sempre a braccetto, no? Sì, sì, perché sì. Avevi analizzato una pagina dello Specchio, mi pare. Era l'incipit proprio. L'incipit, dimostrando che poteva essere anche scritta in versi. Tu che sei un perfetto conoscitore di quasi tutta la mia produzione narrativa, avrai riscontrato che c'è questo topos ricorrente del giovane. Sì, c'è il giovane, c'è l'insegnamento, c'è la madre, però quello del giovane io narrante anche, no? L'adolescenza potrebbe essere un perno da cui parti in questa intervista? Sì, quello potrebbe essere il filo rosso anche dell'intervista. Sì. Perché l'adolescenza come età cruciale l'ho trovata anche, questo concetto l'ho trovato anche in Welbeck. Ah, vedi. In una sua frase che mi era piaciuta molto, in cui dice: l'adolescenza è tutto, prima non c'è niente. E dopo c'è solo il ricordo. L'adolescenza, questo periodo che poi oggi fra l'altro si potrebbe dire che si è molto esteso nel tempo, cioè finisce circa ai 35-40. L'adolescenza? Sì, sì, cioè, sì. Oggi sì, direi, no? Adolesce sempre. Sì, ecco, sì. Resta il fatto che molta letteratura sull'adolescenza mi ha guidato già da adolescente ad approfondire sempre di più sul tema. E proprio poco tempo fa ne approfitto per leggertelo perché ti può tornare utile per l'intervista. E leggevo in un librino che ho trovato in una bibliotechina, diminutivo, sì. Un testo di Agosti, mi pare che si chiami, sì, certo. In cui cita Pessoa. Abbiamo tutti due vite, scrive Pessoa. Quella che abbiamo immaginato da bambini e che continuiamo a sognare è quella che viviamo, che ci conduce alla morte. La ragion pura si pone come un superamento di questa antinomia. Il gioco iniziato nell'adolescenza può diventare la dimensione stessa della fantasia e della vita quotidiana anche da adulti. E qui è Agosti che integra. In che modo? Vagabondando negli spazi infiniti, visitando con il pensiero le più lontane province dell'universo. Qui è chiaro, viene anche in mente il fanciullino pascoliano, insomma la dimensione più elevata, più anche intellettualmente alta della fanciullezza, che porta, come dice giustamente il testo che ho letto, verso l'infinito, cioè è un vagabondare, non è ancora nulla definito, giusto? Leopardi sarebbe molto contento, no? Di questa precisazione. E questo è il fascino, no? Perché quando qualcosa è stato raggiunto, viene definito, sappiamo che cos'è, che fascino ha. Io partirò da questo. Parti da questo? Parto da questo, questo me lo ricordo, cioè facciamo un check generale, poi magari eventualmente a pezzo compiuto. Però io avrei bisogno pure di tutta una serie di informazioni, anche diciamo più biografiche. Secondo me la cosa interessante per questo discorso degli adolescenti anche è capire un po' la tua esperienza di insegnante, perché è chiaro che questa dinamica degli adolescenti, dei ragazzi, te la sei portata dietro anche da quel tipo di esperienza. Ah, certo, proprio. Ho voluto rimanere a quell'età. I miei rapporti determinanti io li ho avuti da fanciullo e da adolescente. Se dovessi scegliere quello determinante per eccellenza? Beh, l'incontro con la mia professoressa del ginnasio. Quello è stato una specie di dinamite. Infatti ne parlo in una poesia che si intitola La signorina.
in quel libretto che hai recensito anche tu, no? Il giovane dolore. Sì, 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 nel giovane dolore. La signorina è lei. Certo, 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 certo. Sì, sì, sì. Quando qualcuno per sbaglio diceva scusi signora, lei diceva signorina e per di più zitella. Questo era il personaggio. Oppure diceva, ma voi cosa ne sapete che io non sia Greta Garbo? Quindi l'incontro con una personalità del genere che è assolutamente indefinibile, no? Recitava sempre. Certo, certo. Era come una versione di mia madre, che già era molto recitativa di suo, però unita alla letteratura. E quindi mi ricordo benissimo, no? Le prime poesie che ci ha, che poi ci obbligava a studiare a memoria. Dal Libano treme rosseggia la nave crociata latina, da Cipro avanzando veleggia, e diventava tutto un film, un dramma, capito? Uno spettacolo. Uno spettacolo continuo. Non riesco a fraternizzare o a relazionarmi davvero con chi non abbia un pizzico di follia. L'incontro con la signorina ha aperto la strada a tutto. Allora, la letteratura, prosa e poesia, divenne la mia sorella, così, devotissimo, io a lei e lei a me, dai 14 anni in avanti, ma già a 12 scrivevo racconti gialli, ho sempre amato molto i gialli, quelli di classe naturalmente, non quelli dozzinali, e poi l'elemento femminile, questo è un altro punto. Io sono sempre stato più volentieri con delle donne che non con degli uomini, perché mi divertivo di più, ma da bambino anche, sì, sì, salivo dalla Giuseppina lì, che stava sopra di noi e che era questa anziana signorina, sempre signorine, libere, cioè personaggi liberi da vincoli. Certo, certo. Ecco, un po' ribelli. Quindi allora, questo ragazzino che si chiamava Silvio, che ero io, bellissimo, sono cresciuto in questo limbo. Sì, era un po' un limbo. In casa andavo d'accordo con mia madre, ovviamente, mio padre era del tutto assente, cioè non c'era fisicamente, perché era sempre al lavoro, e mia mamma mi portava con lei con molta naturalezza, da tutte le sue amiche, dalla sarta, e sempre fin da piccolo diceva avete visto com'è bello Silvio? Eccetera, eccetera, e tutte le sue amiche dicevano ma che bello questo bambino, e così via. Indiziatissimo. Sì, un po', no? Sì, ma in maniera strana. Sì, certo, certo. Non, sì, sì. Era una sua emanazione, no? Certo. E lei mi mostrava con orgoglio. Io ero un bambino abbastanza impegnativo. Impegnativo. Cioè, volevo sempre l'attenzione, poi mi stufavo di tutto, dicevo no, basta, sono stufo qui, sono tutti stupidi, eccetera, eccetera, no? Quindi bisognava seguire i miei figli. Cioè, starti dietro proprio. Sì. Ecco, nel frattempo io studiavo, ma mica più tantissimo, perché tutti hanno sempre pensato che io sia un grande studioso. Sì, io ero molto veloce. L'altra cosa fondamentale, sì. Questo è l'incontro alla signorina, ok, poi monterò, vedremo. Però non ti posso non chiedere qualcosa su Emily Dickinson. Quindi Emily Dickinson. Sì, direi di sì. Però facciamo un attimo, prendiamo qualcosa da bere? Sì, sì, qualcosa del genere. Un aranciato, una limonata. Una limonata? Non avrei detto che prendevi la birra. In realtà sì, a quest'ora sì. Fosse stato un po' più tardi avrei usato quello il prosecco. La questione di Dickinson, chiaramente io la so, ottimo, va bene, però dobbiamo, mi devi dare qualche informazione proprio precisa sul primo incontro che tu hai avuto con la poesia di Emily Dickinson. Allora, l'incontro avvenne anche quello all'alba dei 14 anni, tutto concentrato in quell'anno lì, sembrerebbe. Mi imbatto, sfogliando l'antologia d'inglese, in questo nome che ha un effetto folgorante insieme alla foto, l'unica che abbiamo di lei, no? Così molto rigida, con il bouquet dei fiori, in vestito nero, perché dopo diventerà solo dopo bianco, lì aveva il vestito nero. Era il giorno che era tornata dal college, dal Mount Holyoke College, e le avevano fatto la fotografia. Emily Dickinson, questo nome e cognome mi suonava familiare, ma soprattutto molto perfetto, bello, bello come sonorità. E leggo la poesia
to make a prairie it takes a clover and one bee, one clover and a bee, and reverie. The reverie alone will do if bees are few. Per fare un prato occorrono un trifoglio ed un'ape, un trifoglio, un'ape e il sogno. Il sogno da solo basterà se le api sono poche. E come si fa a spiegare perché questi versi e questa immagine mi hanno così fortemente colpito? Mi sono messo a cercare le poesie di Emily Dickinson. Allora non era così facile come oggi che tiriamo fuori un ordigno, sì, sì. Tac, 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 e, no, in biblioteca, ce n'era pochissimo della sua produzione poetica. Allora erano usciti soltanto in Italia i due volumi dello Specchio e io con molta naturalezza ho pensato, beh, adesso li traduco io. E ho cominciato a tradurle a 15 anni, finché incontro, anche lì una donna, naturalmente, Marisa Bulgheroni, che era venuta a un mio reading e lei mi dice, ma perché non facciamo tutta l'opera omnia di Emily Dickinson? Tu devi farla tutta, ecco. E ho cominciato a entrare nell'ordine di idee della pubblicazione. Le prime le ho pubblicate, le avevo mandate a Barberi Squarotti, gran signore, Giorgio Barberi Squarotti, che mi aveva suggerito di pubblicarle con Fogola, quelle prime 150, quello che erano. Le ho pubblicate con Fogola, ha fatto due edizioni, una di lusso che costava addirittura quasi un milione, l'ho fatto con Crocetti altre 200, altre 150, Geometria dell'Estasi, ho incontrato la Bulgheroni e siamo andati insieme da Mondadori. Nel frattempo stiamo già parlando degli anni 90. Ah sì, che Meridiano è uscito nel 94, 95, adesso è la undicesima ristampa. Buona parte di questo enorme successo è dovuto anche alla nostra opera, mia e di Marisa Bulgheroni, che con somma perizia ha fatto la prefazione e le note meravigliose. Ecco, io lì un po' meno pazienza, io non sono una persona molto minuziosa, meticolosa. La rovina della mia vita è che mi annoio di tutto, non mi annoio, mi stufo. Quindi cambia sempre qualcosa. Devo anche la scrittura, perfino della prosa, non mi prende mai tantissimo tempo di seguito. Io scrivo su quaderni che mi porto appresso dovunque. La scrittura ha in un certo senso, nel mio caso, sostituito la vita. Tu non hai mai scritto narrativa in cui tu sei un personaggio? Questo non l'hai mai fatto. Nell'autobiografia che tu non conosci, che si intitola È tutto qui. Che però è inedita. Inedita. Ah, e negli angeli della casa? Negli angeli della casa sono Vladi e Mademoiselle. Perché naturalmente c'è una signorina. Una signorina, certo. Pazzesca come personaggio che risolve l'intreccio, perché c'è anche un po' di giallo, eh. Thriller non manca mai. Però non c'è mai polizia, mai detective. No, mai la polizia, che noia. Commissari, ma per carità, Dio ci scappi dai commissari. Io amo non l'istituzione, ma il genio. Ah, sì, d'accordo, questa è molto bella. È il parmigianino, però va meglio quella leopardata. La cambio. Facciamo e sfoglierò una rosa sulla tua bocca ansiosa che non conosco ancora. Il controllo allo specchio è d'obbligo, come diceva la mia signorina in quarta ginnasio. Dopo che si era truccata in classe. Specchio, tu sei il mio solo amico. Naturalmente devo fare la prova. Come inizierò la serata? Io veramente non faccio mai nessuna prova. Però potrei cominciare con la poesia L'angelo eremita. Fin quando mi sarà dato d'avere quest'aria vaga d'angelo eremita, confesso d'aver complice una scaltra quotidiana cosmesi, ma di certo non si tratta soltanto dell'aspetto. Mi è naturale un fatuo ondeggiamento,
lo svolazzare aereo delle piume. Anche quando l'uncino del dolore mi scarnifica lento in ogni fibra, so che non può raggiungere le ali. So che rivolerò sempre nel vuoto, vuota sostanza, viva senza vita. Però forse questo li spaventerà un po', non saprei. Vabbè, comincio come mi viene. Devo ricordarmi però dov'è questa libreria, credo che sia verso la Prenestina. Per fortuna ci sarà qualcuno che mi conduce in loco e prenderò quella splendida metropolitana viola, mi sembra. Va bene la poesia con cui inizio, perché fa da identikit. Ok, bisogna fare qualche ritocco ancora, però mi sembra che vada. Un sonno senza sogni è come un cielo notturno senza stelle. Dove ho letto questa frase un po' ridicola, ma corrispondente a una mia precisa sensazione che mi riguarda? Deve essere uno degli aforismi domenicali della rivista settimanale che Mademoiselle porta ogni sabato per Mirage, un fascicolo smilzo dalla copertina lucida e vivamente colorata dal fascinoso titolo Reverie. Capiranno cosa vuol dire Reverie, vabbè, glielo spiego io. La casa dell'incontro è una struttura di forma cubica e color arancione, situata in un punto particolarmente panoramico della costa. La prima visita al cimitero, questa scena però mi sembra un po' troppo tombale. La ricordo con una specie di obnubilata nostalgia. Avrò avuto 3 o 4 anni, stringevo la mano di Gertruda, quasi mi stritolava le dita sotto un vento gelido che sferzava i filari delle betulle senza pietà, iniziò ad un tratto a nevicare. Benvenuti qui allo Spazio di Diverso di Cristina Sociani. Questa sera siamo qui per la presentazione del libro Gli Angeli della Casa di Silvio Raffo, edizione Elliot, e ci farà un'introduzione appunto a tutti coloro che ancora non conoscono profondamente la figura di Silvio Raffo, Sasha Piazzanti, che invito qui a raggiungerci. Grazie. Grazie dell'invito come sempre a Yolanda, grazie all'ospitalità di Cristina. Questo nuovo libro, Gli Angeli della Casa, è il nuovo romanzo di Silvio Raffo che in realtà è un romanzo in perfetto stile Raffo. È uno scrittore estremamente riconoscibile non solo da un punto di vista stilistico, per una scrittura anche in prosa tendenzialmente ritmica, tendenzialmente lirica, che quindi sa mescolare il fatto narrativo col fatto poetico, ma una scrittura anche volentieri legata al mistero, legata all'occulto, legata al gotico tendenzialmente. Buon ascolto adesso per Silvio Raffo, che vi illustrerà ancora meglio il tutto, e buona lettura e grazie di nuovo. I personaggi che ritornano molto sovente nei miei romanzi, sì, è vero, ci sono più o meno sempre gli stessi archetipi. Uno è l'archetipo del giovane indifeso, del giovane problematico, del giovane, come si direbbe magari oggi, borderline, sì, preferibilmente. È chiaro che dei giovani normali non mi interessa, cioè non parlerò mai di un giovane che... insomma, che si può riconoscere, che non si può riconoscere fra gli altri, ma che è uguale a 100.000 altri. Parlo sempre e soltanto e volentieri di giovani che hanno in sé qualche cosa di misterioso più che problematico. All'interno delle mie storie ci sono sempre questi nuclei, a parte i personaggi, il giovane o la giovane e la persona adulta che poi si rivela molto più problematica del giovane, tra l'altro. E poi ci sono i nuclei che ritornano sempre, no? Che cosa scrive? Un vero scrittore di che cosa parla? Non certamente di quello che gli hanno suggerito di trattare, ma parla sempre dei suoi fantasmi, no? Uno scrittore, come lo intendo io non parlo di scrittori storici o di scrittori di politica o di queste cose qua, parlo dello scrittore, non tanto del rerum scriptor, ma dello scrittore dell'interiorità. Ecco, a me interessa il romanzo psicologico. Ecco, allora di che cosa parla un romanziere di questo genere?
i suoi fantasmi, i fantasmi del suo vissuto. Il vissuto di uno scrittore emerge in ciò che scrive, è ovvio, la Palissiano è inevitabile. Allora, leggiamo qualche pagina. Intanto ci sono i dramatis personae. Anche da ragazzino mi piaceva, nelle mie prime opere, scrivere dramatis personae, che vuol dire i personaggi del dramma. Il dramma è, quindi implica una azione, nei miei romanzi c'è sempre una azione, una serie di azioni, non sempre così fortemente intrecciata come qua. Allora, l'io narrante primario è Vladi, che dice, ad esempio, nell'incipit: oggi, 12 maggio dell'anno di grazia 1999, chissà perché di grazia, vabbè, è giorno di festa qui alla Casa dell'Incontro. Si festeggia il suo compleanno. La Casa dell'Incontro oggi compie 10 anni. Un compleanno non si festeggia solo se è quello di un essere umano, merita di essere onorato anche se è quello di una casa. E noi ragazzi della Casa dell'Incontro siamo felici di onorare questa ricorrenza. Una casa è un luogo dove si sa chi si è, dove ci si sente bene, con pareti che proteggono, mura forti e solide e un tetto sicuro. Le case possono essere costruite sulla sabbia o sulla roccia. Non prendetelo come il tono di un bacchettone, c'è un'ironia sottile. Questa è una delle tante verità, qui ci crede, che ci ha illustrato Mademoiselle. Lei ci insegna le dottrine letterarie, filosofiche e artistiche. Legge con la sua voce argentina da mezzo soprano frasi importanti che è sempre piacevole ascoltare, specie quando la lettura viene sottolineata con leggeri colpetti ritmati a intervalli regolari sul legno del leggio. Se siamo nella sala dei mappamondi, il fisico, il politico, l'idrografico, dove si trova anche la nostra piccola ma ben fornita biblioteca. L'aula dove facciamo lezioni di solito si chiama semplicemente Aula Est. Chi edifica una casa sulla sabbia assisterà presto al suo crollo e dovrà rassegnarvisi. Chi invece ha costruito la sua casa sulla roccia vi abiterà senza timore di alcuna sventura o tempesta. Commiato agli Happy Few. Ce ne andremo da veri signori, senza strepiti o clamori, paghi d'essere stati fedeli a noi stessi, appartati, fuori dai parapiglia, lungi le mille miglia, dalle mandrie dei nessuno che ambivano ad essere qualcuno. Ce ne andremo da signori, senza inutili rancori, scordandoci dei bugiardi, delle iene, dei bastardi, dei mostri che abbiamo amato, contenti di non aver chiesto nient'altro che questo, il diletto di un lucido e sano intelletto, di non aver disturbato, sbagliando magari talvolta a dar credito a chi non ascolta. Ce ne andremo da signori, senza futili languori, col passo della comparsa che lascia in sordina la farsa, preferendo la disattenzione a un discorso di commemorazione. Il meglio che possono darti gli uomini è dimenticarti. Di noi, per pietà, non si parli, e i nostri libri li rodano i tarli. Oh, tu vuoi saper chi son? Non lo posso dire, io t'amo nel mister. Non domandare il mio passato, risponderei io sono innamorato. Tu vuoi sapere chi son? Non lo posso dire, io t'amo nel mister.
Non chiamarmi amor, chiamami autunno, come l'autunno in me c'è un'ombra di dolor. Non chiamarmi amor, chiamami autunno, e lasciami sognare finché vivrò. Sei tu la primavera, la vita, la speranza. Tu sai portare il sole e come il sole sei tu. Non chiamarmi amor, chiamami autunno. Nel sogno resterò del nostro amor. E anche per oggi l'omaggio a Vera Nepi è stato fatto.